Francesco Monte non ha chiuso alla grande il 2017 e nemmeno ha iniziato bene questo 2018. Prima lasciato in diretta dall'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, oggi legata a Ignazio Moser, e poi naufragato sull'isola dei Fumosi, come l'ha battezzata Striscia la Notizia, tra confessioni improvvise e accuse pesanti dovute al presunto consumo di marijuana in Honduras. Un consumo che, stando alle accuse di Eva Enger, particolarmente preoccupata per l'eventuale gravità del reato in terra honduregna, non sarebbe stato attuato in solitaria, ma che avrebbe fatto capo proprio al nome di Monte per quanto riguarda l'acquisto. Il bel ragazzo pugliese, però, sul Camnagate non ha remore nel dichiarare a UED Magazine. Oggi il mio pensiero è rivolto a mio fratello Stefano e a mio papà Angelo. Non voglio che subiscano di riflesso tutto quello che mi sta crollando addosso. Non rispondo agli attacchi pubblicamente e ho deciso da tempo di chiudere il capitolo L'isola dei famosi legato alle polemiche. Certo, quando sono da solo, vivo dei grandi momenti di sconforto. Però ho un punto di forza. Ho perso la mia adorata mamma Emma ed è stato il dolore più grande della mia vita. Nulla potrà farmi star male come quel dolore. Sono al centro di una burrasca, navigo a vista, ma per buttarmi giù ci vuole ben altro. Proprio in Honduras il bel monte ha conosciuto Paola Di Benedetto, la madre natura di Charles Darwin, con la quale si è sviluppata subito una tenera amicizia e, in seguito, un flirt molto intenso, fatto di baci, coccole e attenzioni reciproche. I due si sono ripromessi di aspettarsi, ritrovandosi alla fine delle reality. Paola Di Benedetto sta facendo ritorno in Italia in questi giorni e a tal proposito Monte ha ammesso: Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola, spero che lo diventi. Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe. Quale sarà il suo futuro adesso? Dopo aver vissuto tanti reality da protagonista, sogno il cinema o la fiction. Sono in onda nella serie Furore 2, ma il caos legato all'Isola dei Famosi ha reso quasi invisibile questa mia bella esperienza. Quando le acque si calmeranno, mi dedicherò a studiare dizione e recitazione lontano da questo incubo. E l'ipotesi di un grande fratello VIP? L'ho già fatto lo scorso anno e non mi ha portato una grande fortuna. Ma dopo tutto quello che mi è successo ho imparato a rispondere mai dire mai. Chi se ne frega.